Gianni, Gianni che sono di essere benvenuti in questo video e benvenuti nel quarto episodio della carriera allenatore con le nostre pure viola di Firenze. Allora, nella scorsa puntata abbiamo giocato contro abbiamo giocato contro lo Spezia, dove abbiamo vinto 4-0, giocato contro il Genoa in cui abbiamo vinto 2-1 e abbiamo giocato contro l'Atalanta, detta Bergamo Calcio, dove abbiamo vinto 4-0 e abbiamo giocato contro la Lazio dove abbiamo aperto 3-1 in casa. Oggi andremo a giocare contro il Milan per conquistare la vetta e giocheremo contro l'Udinese e sicuramente simuleremo con l'Hellas e giocheremo direttamente poi con il Napoli. E poi per arrivare al mese di novembre per giocare con la Salernitana, con il Sassuolo, poi giocare con la Salernitana, vediamo. Il Sassuolo nel prossimo episodio, vediamo un po'. Ok, prima di cominciare però voglio fare una cosa. Cioè vorrei cambiare uno a Biraghi e farlo passare da terzino a difensore. Così avremo moltissimi difensori, ma in fascia sinistra chi ci andrà? Qua mi serve non ho una fascia sinistra perché ormai il mercato è chiuso, ma provvederemo subito alla ricerca di un terzino svincolato. Andiamo un po' nella lista di svincolati, dove lì il mercato è sempre aperto, è sempre aperto il mercato di svincolati, e loro terzino sinistro per andare a coprire il ruolo di Biraghi. Abbiamo un unico terzino di difesa, Dalton Wilkins, 22 anni. Ok, ma voglio vedere se c'è l'unico Wilkins, l'unico terzino presente nella lista dei svincolati. Ok, vedo Amedal, Caribati, anche Ter Gunnarsson, 32 anni. Sorry, Valcauri, Wilkins, Anderle Young. Non è difensore. Boxall, Kalua, Jefferson, Wilkins, quello di prima. McGraw, Gowan, sono tutti ormai vecchi. Questo per sempre. Questo Ismail Ahmed, difensore centrale. Ahmed, attenzione, parlo tra l'altro 38 anni, serve uno giovanissimo, molto giovane ci servirebbe. E quindi Dalton Wilkes sarà il nuovo terzino svincolato della nostra rosa e quindi Biraghi passerà a difensore centrale. E poi vorrei cambiare il ruolo di maglia. Allora, andiamo inizialmente su Abrosa, andiamo su Cristiano Biraghi. Questo è qua me, non ho questo chiedo. Piano di crescita. Ruolo difensore centrale. Ci metterà il giorno 227 settimane. Aia. Sto passando il terzino. Liquidità, esterno offensivo. Velocità di scatto. Esterno difensivo. Dribbling, passaggi, difesa. Scendo proprio questo piccolo e metto difensore centrale. Ma c'è Cestino, normale si metterebbe a 2 settimane. Ma voglio provare così. Da terzino poi passo da difensore. Ci metterebbe pochissimo. Quindi la formazione, noi scendiamo in campo, dai pure viola di Firenze.
Questo è Milano e sta per cominciare Milan penultimo. Dai, che aspetto di inizio, attenzione. Guarda anch'io. Sottilio. Mi stai a Milano, per poi vedo un bel figliolo. Sì. Intercetta Sottilio. Attenzione, Bonaventura si prepara. Ecco questa partita. Sottilio, resti dietro, ancora lui. Resti dietro, attenzione. Dietro, Rebic, in mezzo, e sarà no, Rebic, in mezzo c'è che sì, potete aspettare, Bonaventura, in mezzo, Bonaventura, avanti della vescica di Viola, attenzione, Bonaventura, Benvenuti, purtroppo non c'è prima, ma è possibile. Riesce a trovare la zona giusta. Castiglieco. Prepara Castiglieco. Bisogna Rebic prende. Aspetta il pallone un attimo. Questo qui lì. Mi piace ancora finita, però viene calato. Il mezzo c'è Milano. Ancora quello per il Bogotti. Zlatan. Batte Rebic, attenzione. 21 metri, insieme Florenzi si prepara. Florenzi. Sto dando, ecco che abbiamo un po'. Ecco che abbiamo in ghiaccio, vuol dire che questo è bello. Come un muro Magnano e torniamo al settimo posto e ci servono 3 punti importanti per la prossima sfida. Sarà contro l'Udinese, dove non dobbiamo assolutamente perdere. Bello, Pereira, Iaiolo, Valas, Larsen, Samir, Mitic, Perez, Forestieri e Padella. E noi scendiamo in campo e andiamo qua. C'è lo stemma di Baggio che riempie tutta la domenica, anche il grandissimo, e con questa la vittoria in Italia. Ecco qua, è stato cominciare Fiorentino Udinese, con un'immagine di Baggio alle nostre spalle. Bella palla, la mando in calcio d'angolo, difensore della Fiorentina. Però che ho preso un po' di Udinese, ve lo farò. Attenzione, salva tutti, meno male, mamma mia, mi sono fatto proprio col becco. Ragoschi, Vlahovic, Alessandro De Frassi è Sestino, desiderato urgentemente alla porta 2 dell'uscita. Vinkovic. Quindi sono sempre in zona. Attenzione con Alex. In mezzo per Vlahovic. Mamma mia, Vlahovic. Da lì non può sbagliare. Senta un Vlahovic. Intero. Che non mi sento. Senta. Scusa. Vlahovic. E fatto un vantaggio. Là. Fuori dalla differenza. Vlahovic, questo è il punto di un'esterna. Vlahovic, la tutela può costare in mezzo per Vlahovic. 2-0.
forte mancato. Dobbiamo Milenkovic respingere il serbo bene. Era respinge, fa la prima minuta. Guarda, corretto. Missione Odrizzola. Palla che arriva di Benassi. Vlahovic, un mezzo! Mamma mia, tripletta, ma che giocatore Dusan Vlahovic. 3-0. Segna proprio Dusan Vlahovic. Europeu, europeu, meno male. Eccolo qua che c'è, il falso soldo a Newton. Questo bravo, ci prende a plantare. Per questo, non si capisce. Duncan, prima cosa che toccato. E la palla arriva al sottile, ma è più gioco. Perché Wallace. De Rossi, senza problemi. Attenzione, Duncan, Alfred, mezzo su Speedy. Speedy, Larson, la blocca. Attenzione, Forestieri, Forestieri. La guardia forestale avanza, Forestieri. Grandissimo Ken, attenzione, Munteno! Munteno! 4-0! Mamma mia! Primo gol! Primo gol! Vittoria! Meglio il colpo di Munteno! 4-0! Attenzione Munteno! Super! Respiro, respiro! Respiro! E sbaglia la decisione del tiro! Siamo! Alla fine del secondo tempo, 10 minuti, Munteno, palla che arriva a Sottile, Munteno, ancora lui, Munteno, e va bene, portiamo qui a Nino Canti, non si fa portare, 3 punti importanti, Nino Canti deve portare il punto a cintura e deve essere portato in cintura, grandissimo Munteno. Ancora non ancora il terzino e va bene tra comincia la partita da Verona Fiorentina e ovviamente noi andremo a simulare e useremo la simulazione veloce e con questo speriamo che la Fiorentina riuscirà a portare una grandissima vittoria e dai Iola. Pareggiamo e va a segnare Kayon Barak un punto. Vabbè, e noi andiamo al quarto posto e ci prepariamo per la sfida contro il Napoli. Attenzione, ci siamo liberati di Mario Rui, grande, grande, grande. E quindi Bene, Politano, attenzione, sbaglia una cavità del passaggio. Zeritti! Mamma mia, infortunio! Biraghi! Infortunato! Errore della Fiorentina! Politano, Politano, Politano! Milenkovic, la blocca! La blocca!
mentre c'è Ricky, Ricky, che dice, Yamma, poi si può andare, può stare, Yamma, sentire il tiro, blocca tutto, Yamma, Ricky, si dorme, non può mentare, Ricky è diventato vicino, e si mette, fuori gioco, questo è fuori gioco, e si mette, che si arrabbia molto, ma la partita è ancora lì. Non ti è! Attenzione, questa mi ricorda il mio Moreno. Montiel, Moreno 10-0. Montiel, prima giugno. Ma sappiamo tutti quando arriva l'anno, quando gioca a Parigi. Sottile, mezzo per Dusan. Attenzione, uno scontro da Dusan Vlahovic e Victor Osimhen. Grandissimo attaccante. Insieme, Osimhen, Osi. Osi, attenzione, tutti scoperti, Osi ne può approfittare. Tchaikovsky! Politano. E non può fare nulla. Si deve fare la centrale, dai Gorski. La para facile, rimasto. Palla, passa di liscia, era già raccomandato, e Dennis si prende al giallo. Ma attenzione. Tocca un mattone attenzione. Attenzione, il capitano. Dove provare. Rex si prepara. Miraggio. Tira! Finisce il primo tempo. Finisce 1-0, la difesa è tac Montiel. Primo gol dai professionisti. Scusate il mio punto, finisce 1-0 per la prima. Alto fuori il gioco per esimere. Ragazzi, l'arbitro proprio sta dalla parte della Fiorentina. Della nostra squadra, è una furia viola l'arbitro. Attenzione. Sottile. Può costare. Per Vlahovic. Attenzione, quello di Bari. E chi? Quello di Bari. È un bel gol. Milano. Un assistente di Milano. Carrega. Commissionato. Nascesso. Ma si mette la placca, la blocca, banca, sopra. In breve, ancora i balì. Vlahovic! Dusan Vlahovic! 2-0. Segna la Fiorentina. Ancora lui. Bellissimo. Come bellissimo attore che non mi dispiace. Stavo ringraziando un bellissimo attore. E poi ci sono qui. Allora, Nino Franzi 2-0 per le tue di Firenze. Adesso la prossima partita sarà contro la, penso, la Salernitana. Ho sbagliato io. C'è la partitozza contro il Pennente Calcio. Attenzione. Dove c'è la Salernitana e Sassuolo. E comincia il mese di dicembre. Attenzione. Tozza contro il Pennente Calcio. Ok. Forse potremmo anche chiudere il video così. Ma prima. Andiamo a 6 di novembre. Eccoci qua. Nella prossima puntata andremo a giocare con il Piemonte Calcio e andremo a giocare con la Salernitana e con il Sassuolo per arrivare al mese di novembre. E c'è anche il derby, dovrei andare a giocare il derby con l'Empoli, con le Furie Azzurre, per decidere se tra oltre Firenze o Empoli saranno viola. E cominciare anche il mese di dicembre per arrivare poi a gennaio, il mese più importante di tutta la carriera, dove si deciderà chi andrà via e chi farà le valigie e chi arriverà a corte. Miraghi per il momento non è ancora diventato un terzino, ma quando ci vorrà farlo diventare un terzino e poi passare al difensore, non lasciamo stare. E con questo, se vi ricordate, quindi è tutto, e ci vediamo.